Come si racconta in questa storia che io ti racconto adesso? Ascolta, mi metto seduto, come facevano i nonni una volta. Anche io sono abbastanza vecchio, vicino. Però ti racconto una bella storia, ascolta. Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare da dove l'occhio dell'uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, un giorno cadeva, il vecchio parlava e piano. Con l'animo assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. Il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano, immagina i frutti, immagina i fiori, pensa alle voci e pensa ai colori. In questa pianura fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo mi stette, lo sguardo era triste, gli occhi guardavano cose mai viste. Poi disse al vecchio, con aria sognante, mi piacciono le fiabe raccontare altre. Bravo Andrea! Bravo! 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 Bravo